Buonasera cari amici, ma soprattutto buonasera cari amiche e benvenuti ad un'altra puntata di Back to Song con il vostro amatissimo anchorman Fefo. Back to Song è un format di YouTube che permette a band emergenti, a giovani artisti di esprimersi, di suonare con il supporto della Sonus Factory e della Pop-Up Live Session. Vi ricordiamo che tutte le band che partecipano a questo format, tutti gli artisti scrivono i loro pezzi, si autoproducono e se li suonano e se li cantano da soli senza l'aiuto di nessuno. Ospite di questa puntata sarà Steve Lyon, produttore inglese, produttore di The Cure e di Depeche Mode. Sarà qui con noi a breve, con cui faremo una chiacchierata più tardi. E la band ospite di questa trasmissione sono gli Ex Aphrodite. Lives together to earn expectations to betray. That's an important thing I've learned. Now I want you to stay. I couldn't feel these feelings anymore. Fear remains to be a conscious voice to never lose control. The moonlight blushing again while your cheek was mine. Why just you? Twist our bodies and a spark flies the alley in your head, and mine is falling. So if you dare, design within and I'll stay. Even if it starts again, never ready. As soon as you can, show me how much you care. As soon as you can, why just you? Twist our bodies and a spark fuzzy alley in your head, and mine is falling. So if you dare drown the sky, then I'll say, even if it starts again. Buonasera cari amici, ma soprattutto buonasera cari amiche, ancora il vostro anchorman Fefo qui a una puntata di Back to Song con i nostri due ospiti, Pamela Pagano, Steve Lyon. Pamela Pagano, discografica, vocal coach,
Steve Lyon, produttore fonico, e chi più ne ha più ne metta. E dato che qui stiamo parlando di giovani talenti che cercano di venire fuori nel mondo musicale internazionale, molte band purtroppo non fanno questa cosa, pensano magari solamente a il suonare. Quanto è invece importante la cura della performance? Fondamentale. Cioè, lo so, è difficile, diciamo, cercare le possibilità di suonare dal vivo, però è fondamentale, perché così quando esibire, si dice, il brano, fai sentire il pubblico la cosa che hai creato, lì hai proprio il test, è l'ultimo. Puoi capire quando perdono l'attenzione dell'arrangiamento, quando perdono l'attenzione fra di voi, e come uno di voi devo essere il protagonista, non solo il cantante, però anche magari gli altri, e dare spazio di altri, di aiutarti come protagonista. Questo è molto importante pure. Allora sì, è fondamentale. Pamela? Assolutamente è importantissimo prepararsi, quindi fare prove per l'esibizione live ed essere primo sicuri di se stessi e poi essere proprio nei propri panni, perché magari si suona, si canta qualcosa che non ci appartiene e questa cosa al pubblico arriva, anzi non arriva. Quindi bisogna assolutamente provare per trovare la propria identità. E questi erano gli ex Aphrodite, su un'altra puntata di Back to Song. Alla prossima!